Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ottava edizione del Cleto Festival, in compagnia di Giuseppe Filice, vice sindaco appunto del comune di Cleto, che come tutti gli anni presenzia insomma l'apertura del Cleto Festival. Vogliamo chiedergli appunto l'importanza insomma del rivivere insomma il borgo e della vicinanza comunque del comune alla manifestazione del Cleto Festival. Sì, questo è molto importante. Intanto complimenti sempre ai ragazzi perché, come ho detto prima, si sono saputi ingegnare racimolando anche le risorse economiche, laddove l'amministrazione riesce a mettere a disposizione soltanto delle risorse umane oppure degli spazi. Quindi in questi termini veramente gli va fatto un grande applauso. Il fatto di rivivere il borgo, quindi che un'associazione faccia rivivere il borgo, questa sicuramente è una delle componenti e dello sviluppo di un paese. Lo sviluppo di un paese non può essere deputato soltanto ad un'amministrazione, ma è necessaria anche la collaborazione delle associazioni, la collaborazione degli imprenditori, di tutti quelli che operano sul territorio. E noi in questa ottica stiamo elaborando un progetto importante a cui stiamo dando veramente grande importanza, affidando lo sviluppo del paese con l'Università di Venezia, coinvolgendo i privati, coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo gli imprenditori del territorio, perché deve essere il più inclusivo possibile.